noi siamo sempre pronti a questo perché il motocross è la nostra passione. Ben ritrovati da Giancarlo Ricciotti e da Fabio Ferrari. Ciao Fabio, ben ritrovato. Ciao a tutti ragazzi, ciao Riccio. E allora, giro di ricognizione, la terza manche che seguiamo in diretta, anzi quest'oggi abbiamo seguito anche le prime due in maniera praticamente occulta perché le prove, pagina Facebook, che poi tra l'altro sembra ci abbia abbandonato, speriamo di poter ripristinare il tutto, ma... evidentemente grande successo di seguito e ora invece siamo sicuramente in diretta sul canale 143 di digitale, su Sky 810 e naturalmente in streaming su diverse piattaforme, quindi il modo per vedere il campionato italiano c'è e ce ne sarà da qui alla fine stagione, quindi direi un grande passo in avanti che continua ad implementarsi gara dopo gara. Dovrebbe, anzi togliamo il dovrebbe, il condizionale, c'è il nostro Tambu, pronto, vai Tambu, te la linea. Sì, sono qui dietro al cancello, tra poco si schiereranno tutti, quindi bisognerà spostarsi. Si prepara una super campione di quelle veramente combattute dopo i colpi di scena che abbiamo visto nelle due manche. Riccio, sei prontissimo, ti lascio subito la linea perché stanno arrivando le motociclette, ci stanno facendo segno di spostarci e noi ci spostiamo e aspettiamo le moto. Sì, grazie, allora stiamo ripristinando oggi connessioni internet problematiche, ci auguriamo di poter avere anche risultati cronometrici, mentre gli highlights di MX2 gara 1 che ci vengono riproposti da Luca con la grande partenza per Ivo Monticelli, subito attaccato da Cerve, che ha fatto un'ottima gara nella prima manche, è riuscito a sopravanzare subito Monticelli e a vincere la manche, insomma. E Monticelli finisce terzo, secondo Furlotti in rimonta, buona prestazione per lui oggi, veloce, consistente, buone linee, una bella gara per lui. Sì, di podi ne aveva fatti, ma prima vittoria è anche assoluta tra l'altro a questo punto, sì, perché sì. Anzi, no, perché attenzione, no, assoluta, contano anche i punti della supercampione. Sì, diciamo che però nelle due manche, esatto, dell'MX2 Furlotti ha vinto, esatto, primeggiando, adesso lo vedremo nella seconda manche. Gli auguriamo di far bene anche in questa terza manche, ci mancherebbe terza manche, supercampione, sì. I migliori 20 della MX2, i migliori 20 della MX1. E schieramento come lo scorso anno che favorisce la MX2 con i primi 20, mentre siamo gara 2, MX2 velocemente a seguire quello che è accaduto anche per queste prime battute di gara. Sì, subito in partenza, esatto. Sì, prospettavo un'altra gara del trio Furlotti, Monticelli, Cervellin, poi invece come successo abbiamo successo che ha avuto un problema. Esatto, come ci ha detto Dennis, il tecnico in casa HRC, probabilmente un sasso aveva bloccato la leva del freno, capita. Ha tardato piuttosto tardato Cervellin, finisce nei 20, 21esimo, e perciò insomma ha perso un po' di punti sotto l'aspetto di campionato, anche campionato. Se è un campionato con 7 prove e 7x3, 21 risultati, sì, utili, perché ci sono le due manche e poi la supercampione. Intanto vediamo qui il sorpasso di Furlotti, esatto, su Monticelli sulla che la tripla wave. Si appresta ad andare a vincere la seconda manche e grande risultato per Simone, felice lui, felice tutto il team, naturalmente ci mancherebbe altro, grande scorcio come sempre panoramico per il balcone delle Marche. Fate presente che questo punto sono 910 metri, gara 1, 910 metri sul livello del mare. Gara 1 della MX1, è spiegato anche il grande freddo di oggi, tra l'altro di ieri, con i colpi di scena di gara 1. Ora avremo modo di vedere bene quello che è accaduto nella lotta per il vertice. Qui la caduta di Bertuzzo, mentre era in quarta posizione nella prima manche. Peccato, perché poi ha avuto una brutta sensazione. Qui il, tra virgolette, fattaggio. Era già... Il sorpasso di... È duro, cioè è inutile, sì, negarlo. Il sorpasso è stato di Righi su Lupino. È stato diplomatico Alfredo Bevilacqua, ma vabbè, l'esuberanza, e qui invece il botto spettacolarissimo del Lupo in, sì, autonomia. Qui ha fatto tutto da solo. Non si è fatto niente, però insomma una bella... Gli è andata bene, non riportare danni fisici. Sì, con si è cartoggiato mica male. E la moto, hai visto come carambolava. Perché di buche, nonostante qualcuno dica che non ce ne sono, mi sembra che no, ce ne siano abbastanza, ce n'è, sì. Soprattutto poi sono buche secche che
difficile da interpretare, dei gradini secchi che mettono in difficoltà. È vero, sì, che è entrata diverse volte la ruspa in pista per togliere soprattutto i canali, i bordi che si erano creati soprattutto nella zona di partenza. Un sacco di piloti, è buona questa cosa, però giustamente scavano un sacco la pista e poi comunque esce un po' la selezione, no? Esatto, poi Cingoli con questa configurazione di terreno molto duro, è strano perché rimane sempre quella palla duro con quella patina di polvere là sopra che mette in difficoltà, più il lucido per i tanti passaggi, quindi una gara, una pista difficile da interpretare. Gara 2, highlights anche di gara 2, sempre MX1 con... c'è stata una bella battaglia di stranieri con, sì, con Calves, Leo che Butron, però con il tricolore là davanti, sì, perché qui sono inquadrati il secondo, il terzo e quarto, e il lupo è quello laggiù, il lupo che è scappato. Poi qua purtroppo la problematica di Butron che si è dovuto fermare per un problema alla ruota posteriore, esatto, non abbiamo capito cosa, ma probabilmente o si è rallentato il, sì, dado, il dado, strano, però strano, può capitare, sì, perché viene tirata con la dinamometrica, quindi sicuramente qualcosa di strano, però è successo in certe situazioni qui in curva si va a battere contro le sponde in maniera importante, esatto, e perciò magari una sorta di svolta. Attenzione perché ci siamo, sono già schierati i piloti dietro al cancello di partenza, è partita la musica giusta che dà la carica e le cartelline, quella Maxis prima, quella Tecnomus poi, a mostrare il cartello ai piloti. 5 secondi, testa bassa e ancora via, super finale, Cingoli, campione italiano MX1, MX2, super campione. Vedo David davanti. David Philippers, però mi sembra che sì, c'è una moto rossa, questo che è caduto lì, Toccacelli, non vorrei dire, ma sì, mi sa che ai Toccacelli, se non ho riconosciuto dalla maglia, era il 60 sulla... Lupino in testa. Lupino, sì, Lupino è davanti, lo riconosciamo, e Righi forse? Bah. Possibile. Sembra la maglia del Steel Dr. Jack della KTM di Ricky Righi. Ora grazie in testa a Luca che ci fa la soggettiva. Ora contro sole, questo è un po' fastidio. Sì, Righi alle sue spalle. Poi c'è una Yama di Furlotti. Guarda un po' là col 250 cosa ti combina. Sì. Simo Furlotti, cosa ti combina? Siamo in forma lì con le moto. Buon per lui. L'abbiamo detto prima, lui è in forma, ma ha un bel compound. Hai una situazione bravo. Buona. Hai visto un bel motore. Bertuccelli, poi Leoc. Sì, qua è... Butron. Sì, bel... Ah no, non è, scusa, non era Righi, il 191, il pilota polacco, Wisowski, allora andiamo a guardare sulla ci lista. Ci scuseranno gli spettatori, carità, ma purtroppo... Romancic, Repubblica Ceca, Repubblica, sì, Ceca, ci dispiace per Righi, avremmo preferito che ci colori fosse, di Righi. Esatto, avremmo preferito che ci fosse lui, invece era una KTM. No, David a terra! Era lì davanti. David a terra, leve compromesse, ci sembra di capire, ci è sembrato di vedere... Una pedata pesante sulla leva del freno, forse si era piegato, c'era un sasso incastrato. Ai ai ai, David in difficoltà, una scivolata. Romancic invece il lupo senza difficoltà al comando, guardate già Furlotti l'immagine che secondo, ha preso. Furlotti secondo, se la guida grande, da Dio oggi. Grande, grande Simo Furlotti. E anche Monticelli, se non ho visto male. Sì. Attenzione, ora avremo l'aiuto della grafica, se viene ripristinato il collegamento con il cronometristi per vedere le posizioni. Abbiamo là sotto la pancia con l'Arranaga, no, Furlotti secondo, viene aggiornata di volta in volta, sì, quindi dovremo attendere, ma per il momento almeno quello che è certo è che c'è il lupo davanti e c'è Furlotti e ha preso già una 4-5 secondi su Furlotti che è secondo, perciò sta scappando via il lupo, vuole mettere in saccoccia, come si suol dire, questa buona prestazione. Esatto, guardate dietro ora in sovrimpressione, ottavo Monticelli, il nostro Cervellin nono, decimo, sì, Bonini. Oh, guarda un po' là davanti quante 250 ci, sì, sono, guarda quante 250 ci sono, evidentemente stanno... Non è poi così... Non è così discriminante per la minor cilindrata, sì, ma c'è da dire che si possono schierare per primi, quindi potevano prendere i cancelletti migliori. Qui sicuramente l'interno era molto, molto meglio perché era più asciutto e più corta la strada. Assolutamente, quindi speriamo di poter aiutare con la grafica, ma per il momento vediamo un Cervellin alle spalle di Monticelli.
quindi dovremo prendere appunti per ricordarsi le posizioni. C'è Goncalves dietro. Butron non ha preso parte alla finale, non è partito. Io ho detto Butron prima, ma probabilmente era Monticelli, perché hanno gli stessi colori, credo, e che per dei punti non gli siano bastati. Sì, non gli sono bastati i punti dopo il ritiro della seconda mano. Peccato. Sì. Intanto si guardano negli occhi Larranaga, che viene a sorpassare Gio Bertuccelli, che è abituato ai terreni morbidi, ma ancora una volta evidentemente sa andar bene, forte anche con i terreni duri. Monticelli, Cervellin, vedo Bertuzzo, scusateci ma dobbiamo andare un po' a braccio perché purtroppo oggi connessioni complicate. Larranaga che scrembra e va via di slancio con la 2.50, anche Larranaga a superare la onda del siciliano del team Pardi di Gio Bertuccelli. Intanto c'è stato un problema, Monticelli si è piantato nella curva che segue il rettilineo di partenza e di arrivo e viene... superano un paio di piloti, anzi più di un paio, perché 1, 2, 3, 4, 5 mi sa che l'hanno perso un bel po' di posizione. Peccato. Lupino, Furlotti, Leoc ci viene dato in terza posizione. Poi Monticelli era ottavo, ma è stato superato da Cervellin, da Bonini, da Ward, da Bertuzzo. Lo abbiamo visto infatti alle spalle. Davanti alla KTM, boh, di chi sarà quello che lo sta inseguendo? Ora vedremo di capire. Righi. Di Righi, eccolo qua, inquadrato ora dalla regia di Sport Television Live TV. Eccolo qua, Live TV, Riccardo Righi, che sta continuando la sua gara in rimonta a questo punto. Anche Cislaghi si fa vedere proprio, bene, davanti, sì, proprio davanti a Ricky Righi. La Cislaghi con la KTM 250 Silver Action davanti al 450 di Riccardo Righi. Poi Bertuzzo che viene pressato, mamma mia che entrata, sì, Goncalves ha pizzicato la ruota posteriore, il contatto con la Bertuzzo, la curva dove è caduto Bertuzzo nella prima manche. Questa volta era un po' aiutato, ma erano tutti e due in incrocio di linee. Prima Monticelli è stato pizzicato da Goncalves e poi Monticelli che va a pizzicare la ruota di Bertuzzo, che così facendo però purtroppo per lui ha perso la posizione a vantaggio proprio di Rui Goncalves. Questo inquadrato è Davide Cislaghi, quello era un altro Davide Bonini. Alle spalle di Bonini c'è Monticelli che sta cercando di recuperare dopo il piccolo stop and go, sicuramente non volontario, alla curva che sta per affrontare. Sta cercando di riprendere posizioni con la sua KTM 250, inseguito dallo Husqvarna 4.5 di Goncalves. Intanto Butron Oliva terzo ci viene dato, quindi allora ritiriamo tutto. Abbiamo detto una castroneria. Vabbè, ci scuserete. Quinto Furlotti, sesto Romancic, sesto Larranaga con il 666. Dietro una grande battaglia quella che si sta animando, con Bertuccelli settimo, ottavo Cervellin, nono Ward, anche lui si inserisce nelle posizioni che contano, davanti a Bonini, Monticelli e Goncalves. Cervellin che è proprio incollato alla ruota posteriore di Gio Bertuccelli, quindi si capisce che ci sono poche linee, perché sicuramente Cervellin ha un passo superiore dei ragazzi che lo precedono, eppure fa fatica a risalire. E adesso si è liberato di Bertuccelli, non ce ne voglia Gio, ma Cerve, insomma, è così il passo del Cerve. E anche Ward alla meglio su Giovanni Bertuccelli, che sembra un po' rinunciatario in questa fase di gara. Sconosciuto questo Ward, ma mi sembra uno che gas glielo dà. Sì, è un ragazzo molto giovane, anche lui molto ben piazzato fisicamente, portato in Europa non so da chi, affidato al team australiano, esatto, e sta, almeno adesso oggi sta andando bene in questa seconda manche. Nel mondiale, negli internazionali non è che mi abbia stupito, ma è molto giovane, quindi maturerà sicuramente. Intanto Leo che si è beccato già 6 secondi da Lupino, ma attenzione perché Butron lo sta attaccando, e quarto c'è Simo Furlotti, il primo in sella alla 250, alle sue spalle Larranaga, dietro Romancic, il pilota della Repubblica Ceca con la KTM 4.5, che si stanno giocando le posizioni di vertice si stanno giocando. Correggo, perché Lupino ha già preso un bel margine a questo punto, sì, 5 secondi. Esatto, non è inquadrato e penso che non lo sarà per un po', perché i 5 secondi di vantaggio lo mettono al sicuro da ritorni e attacchi da Leoc, mentre ora c'è inquadrato in questo momento Simone Furlotti, che tira su la sua Yamaha e va a affrontare il triplo lancio che lo porta
al salto della cava, poi la curva qui e poi si lanceranno nella discesone. Si sono formate delle traiettorie un po' diverse rispetto sì. alle prime manche, infatti abbiamo visto anche in quel frangente Furlotti andare a cercare una linea un po' più larga e poi stringere per evitare le buche che sicuramente sono formate, le buche sono importanti. Esatto. Ora il terreno è molto più secco rispetto a prima, non hanno innaffiato anche per via dell'ombra e esatto. del lucido che è sceso e avrebbe messo in difficoltà ulteriormente. Polvere non ce n'è. No, e vabbè, anche questa è una pista da interpretare, per cui bene così, ognuno deve imparare sì. Tutte le varie possibilità che ci si può trovare sotto le ruote nelle gare di motocross. È vero che questa Tanel. Sì. Sempre in seconda posizione ci veniva posizione. Dato e è lì che rimane. Buona fotocopia della seconda manche dell'MX1. Sì, diciamo. Sì, sì, sì. Le c'è... posizioni sono sempre quelle. Butron a questo giro non terzo, ha problemi. Esatto, terzo. Speriamo che non ne abbia, anche perché almeno ad occhio ci sembra stia guadagnando nei confronti di Leox. Sì. Per cui vedremo ora nei prossimi 10 minuti abbondanti più due giri cosa e se riuscirà a cambiare qualcosa. Voglia di rivalsa. Sì, sicuramente, perché sarà arrabbiato. Ci auguriamo che siano anche i protagonisti delle prossime gare di campionato italiano, visto la partecipazione qui a Cingoli. Mi rammarico sempre del fatto che non ci sia Samuele Bernardini esatto. nell'MX2, perché sarebbe davvero un'altra storia. E il livello è alto, e perciò sì. E anche a questo punto, anche se ci fosse anche Antonio Cairoli, non vabbè, si quello che... diciamo che lo mettiamo un attimino vabbè però perché no, perché no, sarebbe davvero sarebbe bello veramente averli qua Samu, perché domenica scorsa ha vinto la sua prima gara in carriera e ci ha fatto emozionare assolutamente, è stato veramente bello, emozionante vederlo là davanti. Fortunato, no, per me andava forte, finalmente forse ha trovato il verso logico. Gli altri arrancavano, lui è andato via, ha rischiato perché era veramente un ternallotto, sì, però si rischia sempre, assolutamente. Quindi bravo Samu, ma avremmo voluto vederti qui quest'oggi invece che allenarti da qualche altra parte. Vabbè, diciamo, l'abbiamo detto l'anno scorso, continuiamo a dirlo. E intanto Furlotti inquadrato, ma ora si passa a Ale Lupino, che indisturbato continua a guidare la gara. Qui ha modo di alzare gli occhi verso l'altra corsia per vedere, e abbiamo visto anche noi, il passaggio di Leoc, un po' sfocato, ma abbiamo riconosciuto lo Squarna numero 90 del team Ottoviano. E ecco la chiusura dell'ennesimo giro al comando per il lupo di Viterbo, ormai trasferito in Veneto per ragioni di cuore, il numero 77 con il numero 90, che ci fa, grazie a Luca Noce, alla regia, che allargando il campo ci fa capire bene i distacchi che si sono amplificati. Sembrava che Butron stesse raggiungendo Leo, che invece no, come invece mantiene una buona quarta posizione Simone Furlotti. Vai Tambu! Qui con me c'è Freddy Bevilacqua, mi sembra più rilassato delle due manche precedenti, soprattutto più della prima. Adesso sembra davvero che non ce ne sia per nessuno per Lupino. Sì, sta guidando molto bene, anche se ho comunicato al suo meccanico di dirgli al prossimo giro di aumentare un attimino il ritmo, solo per tenerlo pronto e attivo, ma però mi sembra che guidi in scioltezza. Manager mai contento, Freddo Bevilacqua, pronto e attivo. Sì, attivo sempre, perché anche in previsione delle prossime gare che abbiamo, così salendo ancora di più, diciamo. Benissimo, grazie a te Riccio. Intanto abbiamo visto che Monticelli è decimo, undicesimo Bertuzzo, lo vedete anche voi, Righi è lì dodicesimo e davanti, attenzione perché c'è un Cervi inquadrato in questo momento che sta si è liberato di Romancic, e quindi già giusto dire, ma attenzione perché mi sembra che quello che sta raggiungendo sia Furlotti. Sì. Ho avuto per un attimo la sensazione che Furlotti abbia non rallentato, ma no, non è Furlotti perché c'è un parafango bianco, è Goncalves. Goncalves e Furlotti ancora là davanti, ma sono lì. Non abbiamo i riferimenti sul giro, ma da come sta recuperando penso che stia impressionando. Da come ha fatto la curva lì di risalita, esatto. Si vede che è davvero un bel margine. E da come sta andando giù a bomba nelle discese. Che non sembrava un po' piatta questa gara, invece con il Cerve esatto. Non è mai piatto. Esatto, lui che viene dall'alto piano di Asiago, da Chiuppallo, invece le discese le morde e le aggredisce. E ora attenzione perché è calato anche ha fatto bene Freddy Bevilacqua
del team Assomoto Remoto a dire di far velocizzare l'azione di Lupino. Per 4 secondi e 6 è calato, 10 secondi per Butron, 18 per Furlotti. E l'Arranaga Cervellini, ah l'Arranaga, allora quello è, non è Goncalves, è altra castroneria, chiediamo scusa, poi no, magari è la prima quando, gara. Quando ci incontrate picchiateci o magari offriteci un caffè per tenersi più svegli che è meglio e più indolore. No, sicuramente Cervellini sta, lo si vede a occhio che sì, ha un passo molto veloce. Esatto, esatto, quindi ora è pronto per andare all'attacco, poi Romancic settimo, ottavo Ward, Goncalves era dietro in nona posizione, attaccato anche lui probabilmente a breve da Monti, poi Bertuzzo e Riccardo Righi che si è tranquillizzato, boh non lo so, è da un secondo di ritardo da Bertuzzo e penso che a breve riuscirà ad andare all'attacco Riccardo Righi, come sta cercando di attaccare ora il numero 666 l'Arranaga, il nostro Michele Cervellin, che sta facendo delle linee molto particolari, hai visto lì come stringeva, poi sì, invece sta, qui sta gioco... usando tutta la pista e soprattutto in questa curva di risalita. Guardate, guardate come si avvicina in staccata, e dopo qui bisogna essere precisi, cerca di andare sul pulito, il doppio, là invece di buche ce ne sono e come, però sta recuperando e a breve ci sarà l'attacco, sgrebbano alla grande questa nuova tecnica messa in atto soprattutto in 2.50 ma anche nel 4.5 non è che scherzano, sì, per... diciamo che con la 2.50 è un attimo più fluido, più esatto, la moto te lo concede un attimo di più, più leggera, meno potente, ma diciamo che quali ce lo fanno anche col 4.5 sì. e Geyser ce ne ha dato tanti ma... esempi, ma anche il nostro Antonio, quindi sì, 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 assolutamente. Ma concentriamoci sul lo spettacolo che ci sta offrendo Michi Cervellin all'esterno, adesso taglia no, non c'era spazio per tagliare la traiettoria, ci ha provato ma niente da fare, qui invece un momento, un attimo, guardate, è sceso quasi dalla moto, eccolo, ops, guarda che ha messo giù il sedere di fianco, la usa tutta, esatto, alla cavallerizza proprio, stava scendendo al volo stile rodeo, ma come sempre è stato grande a mantenere il controllo, anche se quell'azione gli ha fatto perdere qualche metro, ma non mollerà, 4 minuti e 40 più due giri ancora, triplo lancio da affrontare con ora lo scollinamento nella zona della cava e ora finalmente abbiamo ripristinato anche la connessione per quel che riguarda i risultati e allora riusciamo ad avere i distacchi, i giri veloci e anche le altre posizioni naturalmente con Monticelli decimo, Bertuzzo, Righi rimangono invariate, sta perdendo posizione purtroppo per lui il numero 116 Bertuccelli, mentre mi sa che fuori dai giochi c'è, allora andiamo a vedere, il numero 19 David Philippers attenzione al Cerve all'attacco ci prova e hanno raggiunto Furlotti, attenzione perché hanno raggiunto Simo Furlotti, quindi potrebbe diventare a 3 la lotta per questa posizione di rincalzo, per la quarta posizione a questo punto, perché Furlotti ormai è bello che preso, mentre cercavo sul monitor la posizione di Philippers che non riesco ad individuare, eccolo all'esterno questa volta, taglia questa volta era abbastanza vicino da tentare la manovra e la manovra non l'ha tentata, l'ha portata a buon fine, intanto Philippers è ventesimo, questo sono brutta riuscito giornata a trovarlo per lui. Brutta giornata David, ha fatto un buon quarto nella prima manche, però qui un po' di disavventure l'hanno retrocesso. E David Philippers è proprio alle spalle di Nicola Recchia, che è a sua volta alle spalle di Villanueva, lo spagnolo cremonese del team di Roberto Todaro, in 18esima posizione, un po' impezzuto. E ora attenzione perché guarda un po' l'Arranaga non... ha trovato un varco e ci siamo persi e invece lui l'ha trovato e va nuovamente all'attacco, il Cerve nuovamente ci prova ma non... Beh, è un osso duro comunque l'Arranaga. Sì, assolutamente, lo spagnolo non vuol mollare la posizione che sta cercando di tenere stretta, anzi ci è riuscita a tenerla stretta per il momento e così facendo però se ne avvantaggia Furlotti, che probabilmente guadagnerà qualcosa in questo, con questo scambio di posizioni era abbastanza naturale che
che guadagnasse metri, si butta, guarda, hai visto come è uscito dal canale? Visto? L'esterno dove guarda, non è lucido. Mamma mia, come è uscito da quel canale, da paura, da paura, da paura il Cerve, ma occhio perché lo spagnolo non mi sembra sia assolutamente intenzionato a mollare, speriamo che venga portato a... tenuto calmo da Cervellin che lo ha sverniciato, non forse l'aggettivo è un mi po'... Mi sta piacevolmente sorprendendo comunque la Ranaglia, sì, un ragazzo vero. Che non conosco, ma insomma quanto potenziale... Lo scorso anno faceva il mondiale con una KTM, se non vado errato, poco più che privata, evidentemente quest'anno ha trovato modo di potersi gestire meglio con il team Ottoviano e vedremo quello che farà, perché almeno in questa manche si sta comportando bene, anche in quella precedente l'hai visto come wow. Grande Cerve, vabbè, grande Cerve, ma intanto Furlotti è là davanti, tranquillo, però c'è il Cerve, c'è il Cerve accelerato, manca però un solo minuto, di conseguenza non sarà facile per Michele riuscire a recuperare il divario che ora cercherò di quantificare, che è arrivato a 2 secondi, attenzione, 2 secondi, negli ultimi giri ha girato, no, hanno girato uguale, quindi vai. Non dico che sta tranquillo, anche perché probabilmente quando arriveranno ci sarà il cartello degli ultimi 2 giri, perché è probabile che quando transiterà lì il lupo il tempo sia scaduto. E con intanto Philippe Arce, che grazie al monitor possiamo seguire nella sua rincorsa, ha superato, ha guadagnato un'altra posizione ai danni di Villanueva, quindi 18° David, 19° Villanueva, 20° Recchia, poi 21° Matteo Bonini, mentre Righi è rimasto stabile in 11° posizione, evidentemente la fatica accumulata in gara 1. E guardate, passato 15 secondi prima, anzi 10 secondi, 12 prima dello scadere del tempo, quindi 3 giri ancora per Tucci. Ma il vantaggio del lupo che sicuramente è rimasto stabile, anche se Leoc gira con... no, ha girato un po' più lento, quindi ha aumentato il vantaggio del lupo, 8 secondi e 3 ormai cavalcata, io lo dico sempre, le dita sono incrociate, ma sembra che il lupo stia mantenendo un buon ritmo e attento, non ha rallentato. Il tecnico, il suo meccanico, su consiglio di Freddy Bevilacqua, gli avrà detto di mantenere alta l'attenzione ed è quello che sta facendo. Intanto sta per doppiare il sammarinese Thomas Marini, là davanti ce ne sono 3 o 4, ma direi che il vantaggio abbondante con le segnalazioni precise e puntuali dei commissari di percorso fanno spostare i piloti che devono lasciare strada. Intanto con il 142 un altro pilota dell'Ottoviano, sì, un doppiato, quindi niente da fare per lui. Mentre dicevo, attenzione perché Cervellin è stato 1 secondo e uno più veloce di Furlotti e ha portato a solo 1 secondo e 7 il suo ritardo. Attenzione, un po' di doppiati qui per il lupo che che si volta e... No, però sta tranquillo, sì. Diciamo 8 secondi e 3 può prendersela non comoda assolutamente, però deve può gestire anche il problema doppiaggi con... Lo vedo ancora da vicino, lo vedo ancora da vicino. Cerve, 2 giri alla fine, 2 giri e mezzo alla fine, attaccato, esatto. Ma sta... quanto sfrutta quell'esterno lì, fa più strada ma poi riesce a salire una maggior spinta in uscita perché può dar gas, è già dritto sul lucido e la completezza del pilota davvero davvero in palla. Binomio moto pilota davvero davvero importante. Poi sarà un po' arrabbiato per quanto gli è successo in gara 2 ed ora vedremo, perché sarà interessante seguirli in questi ultimi 2 giri. Stanno iniziando anche loro gli ultimi 2 giri, li hanno già iniziati Lupino, Leoc, Butron e ora iniziano anche per Simone Furlotti, Yama SM Action RZ e con il numero 951 la livrea blu, lì pochi metri dietro di lui c'è la Honda HRC di Michele Cervellin, campione in carica, che sta cercando di riscattare
quello che è andato storto nella seconda gara di giornata per lui. Attenzione. Non guida sulle uova, guida, che ne so, su una lastra di vetro in certi momenti, perché vedete come parte il posteriore, si allunga, guardate che bel triplo, tirano su proprio la moto con uno scatto di reni per superare il triplo lancio, difficilmente se lo sente, realizzare. Se lo sente dietro Furlotti, sì. E sicuramente lo vuole ammollare, ma Michele è un osso duro, non molla mai, e vediamo un po'. Sarà un giro e tre quarti di passione da seguire per questa ultima battaglia che si è accesa, un quarto posto che non porta sul podio, ma porta morale, porta attenzione anche, anche Furlotti, sì, lì non sì, è che va piano, attenzione, questa è la curva Cervellin, guardate lì, perché lui esce già dritto, sì, dove c'è il lucido sopra, e guarda quanto guadagna. Lui va sul lucido con la ruota dritta, con la moto dritta, e quindi guadagna velocità e trazione. E a di slancio, lunghissimo. Mamma mia, dove è arrivato? E poi taglia dentro. Mamma mia. Bravissimo. Bravo. Bravissimo. Applauso, glielo facciamo. Non ce ne voglia Simone, perché. No, assolutamente. Però quando vedi sti pezzi. Quanto abbiamo elogiato Simone oggi, è stato bravissimo. È stato... Ma per queste cose, Michele ha tirato fuori quel qualcosina in più che, insomma, che ha fatto la differenza. A 25 minuti di manche, sì, devi essere fresco a farlo, eh. Mamma mia. E questo è sinonimo di allenamento, sinonimo di lucidità, perciò bravo e complimenti. Ci hanno dato modo di divertirci, insomma, e come sono queste le situazioni belle anche da commentare per noi, assolutamente, se vedi una gara piatta e lupo, voglio dire, no? facci divertire di più, facci un backflip in discesa, lupo. No, grande lupo, ci mancherebbe. Bellissima uno, gara, ha la forza di fare quello che ha fatto lui, è andato via concentrato, doveva smaltire la rabbia causata dalla prima mancia, intanto Righi recupera in una posizione, si è svegliata alla fine, è andato a superare un paio di piloti, quindi grande carattere anche per Riccardo Righi. Monticelli è rimasto, ha guadagnato l'ottava posizione anche lui, quindi direi che si stanno comportando bene. È un bel inizio di campionato italiano, ma è un bel inizio soprattutto per chi sta andando a completare l'ultimo giro al Tittoni di Cingoli, così è denominato questo tracciato in onore del fondatore del motoclub, un tracciato storico, e ci auguriamo che questi ragazzi che oggi hanno gareggiato qui riescano quanto prima a fare la storia del motocross e portare ancora in alto il motocross italiano. E siamo all'ultimo penultimo salto, ora il salto del sottopasso, e va a salutare e a ringraziare i suoi meccanici. Vince la super campione Alessandro Lupino. Meritata di carattere, ha tirato fuori tutto l'orgoglio, tutta la rabbia che aveva, e non ha concesso assolutamente nulla ai suoi avversari. Bravo, sta così arrivando, deve essere. E così deve essere. Bravo, perché sta arrivando alle sue spalle il pilota estone di grande esperienza, alla seconda posizione per Daniel Leoc con la Husqvarna del team Ottobiano, poi Butron con la KTM del Marchetti Leopard Racing, e poi l'abbiamo elogiato, ma se l'è meritati tutti gli elogi Michele Cervellin, così come se l'è meritati bravissimo Simone Furlotti, che alla fine ha dovuto cedere la posizione a uno scatenato e motivatissimo Michele, ma ci sta bene. Sesta così, posizione per Concalves, che ha recuperato, ha passato la Ranaga, e settimo appunto la Ranaga, ottavo Monticelli, ora inquadrato David, che sicuramente è in una posizione che non gli compete, perché vederlo così dietro, però è scivolato e ci sta, ha l'occasione ancora per purtroppo superare. Io credo che non ce la fa ad attaccare il pilota che ha davanti, che Cislaghi, e quindi niente, andiamo a vedere Monticelli ottavo, nono Righi, decimo Romancic, poi Bertuzzo undicesimo, Ward dodicesimo, Sabulis tredicesimo, quattordicesimo Pezzuto, quindicesimo Van de Moltic, sedicesimo Cislaghi e diciassettesimo Filippo Ars, poi Bertuccelli, Bonini, Villanueva, Recchi, Albertoni e tutti gli altri. Sentire il diciassettesimo Filippo Ars. Sì, ci dispiace, però che vuoi però fare? Altronde è caduto, quindi speriamo che sia solamente per la scivolata che lo ha visto protagonista sfortunato. Direi che siamo ormai con i ralenti dedicati al mattatore, al dominatore incontrastato di questa super finale, il più veloce ancora una volta della finale della super campione, sì, della MX1 in parte, ma campione in carica, quindi sì, che doveva fare, deve difendere il suo
titolo conquistato lo scorso anno a Malpensa, e quindi vedremo se e come continuerà a difendersi dagli attacchi dei suoi avversari. Oggi alcuni hanno un po' da rivedere il loro passo, sistemare le cose, perché per molti era prima gara, molti dei piloti che abbiamo visto qui non hanno partecipato al mondiale ed alcuni neanche agli internazionali, quindi perciò era proprio un banco di prove, diciamo. Esatto, una overture per molti, non per Leok, che ha dimostrato di essere sempre il pilota che ben conosciamo, un stile di guida particolare, anche la testa, vedi come la butta giù, un po' la Guarneri, ci ricorda. Che sposta la testa quando deve curvare. Però un Leok che ancora una volta ha dimostrato per l'ennesima volta di essere un grande con la sua Husqvarna, guarda come schiaccia, vedi, per tenere bassa la moto. E peccato per quanto non è riuscito ad esprimere in gara 2 Butron, ma ha compensato con questo terzo posto, mentre c'è Tambu con Lupino. Vai Tambu. Sì Riccio, qui è arrivato il Lupo, non l'abbiamo intervistato alla fine della seconda manche, ma ora è qui felice, contento, abbiamo recuperato la grande della giornata. Sì, era iniziata un po' di spavento lì la prima manche, quando Righi mi ha preso dentro, però per fortuna niente di grave, solo una gran botta alla spalla. E le due manche ho avuto un buon ritmo, sono contento perché era facile commettere errori oggi e perciò non sono arrivato al limite e ho guidato pulito e ha portato i suoi frutti. Senti, Freddy Bevilacqua da bordo pista ti ha detto accelera perché sembravi troppo calmo a un certo punto. No, avevo Tanner, Leo che dietro, lui è uno tosto, perciò facevo la gara su di lui, non volevo spingere troppo per non commettere errori, però quando vedevo che lui si avvicinava un po' rispingevo ancora, perciò per tenere sempre quel distacco lì senza che si avvicinasse troppo. Un buon allenamento da mondiale, una buona gara da italiano, un italiano che piace sempre di più. Sì, finalmente l'italiano, credo negli ultimi anni aveva un po' perso, ma oggi con tutti i piloti che c'erano, anche in MX2 ma soprattutto in MX1, vuol dire che stiamo lavorando bene, che l'organizzatore sta lavorando bene, i sponsor stanno arrivando, perciò è un campionato sempre molto più interessante, è giusto farlo. Benissimo, grazie al Lupo, lo mandiamo subito sul podio, non so dalla regia se mi dicono passiamo subito alla premiazione dei tre piloti. Dei tre protagonisti, penso che ora ci verranno riproposti gli slow motion dell'azione del Lupo e poi saremo pronti per andarli a vedere insieme sul podio. Con lo sfondo del paddock e con le marche a far da palcoscenico, con il podio, con José Butron in terza posizione, non sapeva bene dove mettersi, si era messo al posto del secondo, vabbè, scusiamo Butron, vai, le ragazze che stanno morendo di freddo, perché vi posso assicurare che è molto freddo, fresca. Come detto siamo a 800 metri d'altezza, limpida terza ma con un vento gelido, e gli applausi per tutti, accomunati i volti sorridenti sul podio della prima prova campionato italiano motocross Motoclub Armando Fagioli Cingoli, 11-12 marzo, siamo ormai nel non tardo ma nel pomeriggio inoltrato per chiudere questa giornata. Ringraziamo naturalmente tutto lo staff che sta passando sotto, che ha lavorato come sempre in maniera incredibile, superando mille difficoltà, bravi ragazzi, i nomi li vedete sotto, tutti hanno lavorato in condizioni estreme di freddo, quindi grazie per il lavoro che avete fatto e che verrà replicato il 9 di aprile da Lamezia Terme. Sarà una lunga trasferta, una pista nuova per il campione italiano, intanto i tre lasciano il podio per poi essere chiamati nuovamente per le premiazioni di categoria. Grazie Fabio Ferrari. Grazie a te Riccio, io non ci sarò alla Lamezia Terme ma ci sarò alle prossime, vedremo. Ci sarai con il cuore vicino. Grazie Tambu. Grazie a te. Tutti. Grazie a tutti da Giancarlo Ricciotti, naturalmente appuntamento al 9 di aprile. Ciao! Buona serata.